Allora, buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Questa sera inauguriamo finalmente il Bosco Urbano in Piazza Garibaldi, che è una seconda edizione rispetto all'anno scorso. L'abbiamo diversificato e la cosa più importante è che abbiamo voluto fare un regalo a tutti i bambini, donandogli la possibilità di fare dei giri in giostra gratuitamente, perché il Natale è dei bambini, la Befana è dei bambini, i bambini sono tutti uguali, non ci devono essere differenze, abbiamo voluto fare questa sorpresa. Io devo ringraziare tantissimo l'amministrazione comunale per il supporto e volevo subito lasciare la parola al sindaco che ci ha onorato di essere qui con noi oggi. Devo dire che come amministrazione comunale sono io personalmente, ma anche l'amministrazione comunale, che ringrazia ASM7, perché comunque è un partner assolutamente fondamentale. Questa iniziativa, che è stato ricordato, è per il secondo anno che viene svolta, contribuisce ad arricchire il centro della città ed è bellissimo essere qui tutti insieme per le feste di Natale. Il fatto di avere messo a disposizione anche la giostra per i bambini è l'ennesima chicca sulle manifestazioni che stiamo organizzando per questo Natale. L'avevo promesso che sarebbe stato un Natale bellissimo, spero che questa promessa insomma venga sia possibile riconoscere come mantenuta. Abbiamo ancora molte cose da fare, siamo riusciti anche ad avere la neve, magari con qualche giorno di anticipo, però adesso ci stiamo organizzando anche per arrivare più o meno con la neve anche per l'immediata vigilia di Natale, 23-24, ci stiamo organizzando, dovremmo riuscirci, adesso vediamo se siamo in grado di portare a casa anche questo. Un grazie mille a SM7 ancora. E sicuramente un buon divertimento a tutti quanti. Grazie mille. Che ringraziamento a titolo di SMSite, a titolo anche personale. Intanto le associazioni di categoria, in particolare Confesercenti e Confartigianato, che ci hanno supportato. E sicuramente tutta la struttura di SM7, ma anche una persona che qui non è presente ma che molto ha fatto per noi, che è l'architetto Roberta Bolzoni, che è impegnata nelle sue attività. Ringrazio tutti coloro, i nostri partner, collaboratori, persone che sono venute qui oggi a farci compagnia, e soprattutto ringrazio i bambini, che spero che si divertano tantissimo durante